Allora, come ben sapete, a volte quando qualcuno si fissa su qualcun altro, poi succede che determinate cose accadono, è da ridere a dirlo, e a Toto Cuffaro gli è venuto un polipetto alle corde vocali, proprio in un periodo in cui deve parlare tanto, ed ecco è qui con noi. Buon pomeriggio a Toto Cuffaro. Buon pomeriggio, scusate Ecco. la voce, ma quel che rimane. Ma lui non dice una cosa Qual è importante: la cosa? siccome mi aveva invitato a casa mia Nutella, io pur di non rinunciare a venire, ho spostato l'intervento. È vero, è vero, è vero, Amore, confermo. No, amore, amore. peraltro devo dire che oggi era previsto un suo collegamento con i colleghi di La 7, ha detto no, 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 io devo andare da Minuta e l'hai fatto bene, perché noi insomma, siamo molto più seguiti di La 7, tanto per dire. Buongiorno a Manlio Viola, direttore di Blog Buongiorno. Sicilia, che non rinuncia alla giacca da direttore, mentre il sottoscritto è in maniche corte, e saluto anche lui in maniche corte il mio amico Mario Barresi. Ciao Mario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, bentrovati. Ah, Mario, sei al centro di questi due quadri che raccontano cosa? Aspetta, me l'avevi detto ma non me lo ricordo. È un panorama palermitano, mi hanno detto quando me li hanno venduti. Palermitano no, cioè palermitano Secondo non... me li hanno fatti due Occidentale, comunque attacchi. Ah, occidentale. occidentale, Se, no te, occidentale. se è palermitano ti fisce rupacco, Mario, questo te lo posso... Prima gli hanno chiesto da dove veniva, città Esatto, danese, esatto. Buon pomeriggio anche a Francesco Bianco di ADN Cross, che rivedo molto volentieri. Ciao vabbè. Francesco. Buon pomeriggio Massimo, anch'io ho due quadri, però roba molto più naturale, mi trovo a metà tra il direttore Viola e il buon Mario Barresi. Non ho la giacca, ma ho la camicia e non la In maglietta. manica di camicia. Va bene. Allora, senti, Totò, Però una partiamo. cosa la vogliamo dire, vabbè, fra Bianco e Barresi sono bianco celesti. Io non lo so, è un No, caso no, no, visto che no, no, abbiamo. no. Qua parli con un romanista, lo sai, sono No, 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 fresco. no, ma non No, ci parlavamo credo. di Volevi calcio, parlare parlavamo di di Democrazia Graziani. Cristiana, non di calcio. No, No, parlava dei colori della Democrazia stava Cristiana. dicendo che il bianco e l'azzurro sono i colori della Democrazia Cristiana. Ah, ok. Io ancora sono post Coppa Europea. Allora, facciamo così. Il nostro Piero Messina, che saluto, ha realizzato un graffio dal titolo La variabile Cuffaro. Ce la vediamo. La variabile Cuffaro ha scompaginato il quadro politico. Totò is back e alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno si dovranno fare i conti con la capacità di raccolta di consenso dell'ex presidente della regione siciliana. Piaccia o non piaccia. Cuffaro ha un sogno, lo manifesta pubblicamente. Io e tanti palermitani e siciliani onesti abbiamo un sogno che comincia a realizzarsi, rifare la Democrazia Cristiana. E così è stato. Cuffaro ha un obiettivo, riportare lo scudo crociato a Palazzo Normanni per poi passare la mano a una nuova classe dirigente e dedicarsi alla sua missione in Burundi. L'accoglienza da parte della cosiddetta antimafia militante è stata un attacco ad alzo zero. Era facile da prevedere. Il ritorno di Cuffaro in politica è stato stigmatizzato dai paladini dell'antimafia, una platea di giornalisti, ex magistrati ed attori. Di sponda però viene colpito anche Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo. Nota a margine, come mai le polemiche di Palermo non hanno lo stesso eco a Messina? Eppure anche lì la DC di Cuffaro è in corsa per le elezioni. Gli attacchi a Cuffaro si sono concentrati nella giornata in cui tutta Italia ricordava il sacrificio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Il commento più acre è arrivato da PIF, l'ex Iena ormai votata al cinema e alla scrittura. Pier Francesco Di Liberto ha scagliato il suo anatema anti-Cuffaro dal palco del Foro Italico, con queste testuali parole: solo un cretino può pensare che non ci sia niente di male a farsi appoggiare da Cuffaro. Un commento duro, ma neanche troppo se pensiamo che soltanto 5 anni fa lo stesso PIF aveva paragonato Cuffaro all'anticristo, politicamente parlando, si intende. Insomma, il ritorno di Cuffaro fa discutere, fa appassionare e fa arrabbiare i duri e puri dell'antimafia. A mettere un punto definitivo non basta neanche l'analisi di un fine giurista come Giovanni Fiandaca. Una condanna penale, anche per un reato di mafia, non comporta affatto un giudizio di perpetua indegnità morale o di perpetua inaffidabilità sociale o politica della persona condannata. Parole da tenere a mente, perché l'Italia una volta era il paese di Cesare Beccaria. Ecco, questo è il graffio di Piero Messina. Totò, vuoi aggiungere qualcosa prima di cominciare con le domande? Ti va? No, mi pare che Piero abbia fatto un'analisi della situazione attuale. Tanta altra gente, per la verità, sostiene che, avendo io scontata la mia pena sino all'ultimo giorno, è in regola col principio costituzionale che una volta rieducato mi posso tornare alla mia vita, si è schierata, oltre che Fiandaca, nel dire che
della mia possibilità di coltivare le mie passioni e tra l'altro di tornare alla mia vita, che era quella del mio impegno politico. Sono tanti nomi, non li voglio ricordare, però io rispetto tutti, rispetto quelli che pensano contro di me, che sostengono che sia inopportuno il mio impegno politico, rispetto anche quelli che la pensano come me. È chiaro che è un problema che riguarda soprattutto la mia coscienza, e alla mia coscienza devo rispondere. Questa è la mia vita, se rieducato devo tornare, posso tornare alla mia vita, non posso tornare a fare una cosa che non facevo prima, devo tornare a fare quello che ho sempre fatto. Se gli elettori riterranno che questa sia una cosa che può essere utile alla città di Palermo e poi all'Assemblea regionale, ci daranno il loro consenso in questa amministrazione. Se dovesse avere un risultato tale che mi indirizzerebbero per una sfiducia dell'elettorato nei confronti di uno come me, che ha la pretesa di poter riportare un partito che manca dal sistema elettorale da tanti anni, quale la Democrazia Cristiana, nel sistema della politica, se non dovessero votarlo ne prenderò atto. Senti, prima di lasciarti le domande di tre autorevolissimi giornalisti, lo dico sempre, io non lo sono uno, insomma, un banalissimo conduttore. No, ho una curiosità umana, mia, personale, e avendo seguito appunto questa rinascita della Nuova Democrazia Cristiana, eravamo proprio qua, risaduto proprio qua, c'era lo stesso Manlio Viola, tu avevi lanciato la Nuova Democrazia Cristiana come una nuova idea, con l'idea di rilanciare tanti giovani che si sono messi a disposizione. Abbiamo mantenuto l'impegno, sono solo giovani e donne. Sì, no, non figurati. No, però, ecco, poi in un promo che ho visto, tu parli di un riscatto tuo, personale. Non è che ti è sfuggita di mano questa cosa, cioè nel senso che la Nuova Democrazia Cristiana è una Nuova Democrazia Cristiana o il riscatto di Cuffaro rispetto a tutto? Perché l'hai detto però, che è il tuo riscatto. Sì, 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 no, non solo l'ho detto, ma lo riconfermo. Lo confermo. La Democrazia Cristiana è l'avere avuto la voglia, la possibilità di riprendere il filo di una storia. La storia di tanti democristiani, tra cui ci sono anch'io, una storia che in qualche modo è finita 30 anni fa, nel momento in cui gli ideali sturziani trionfavano in Europa, dalla Merkel ad Aznar, finivano in Italia. Ecco, quel filo di quella storia noi abbiamo pensato di riprenderlo per ritesserlo con una storia nuova. È chiaro che è il riscatto della mia storia, ma lo dico contro di me, perché purtroppo la storia del mio impegno politico non è una storia che io giudico positiva dal punto di vista dell'impegno del rigore morale. L'ho detto con franchezza, lo ripeto, una vecchia politica che io oggi guardo e capisco che non era esattamente quella migliore. La politica dello scambio elettorale, la politica delle clientele, la politica delle prebende. Ecco, questa è una politica dalla quale io oggi sto non solo distante e lontano, ma dal quale prendo assolutamente atto, non abbia lasciato nulla, perché di tutto quel sistema clientelare messo in piedi da me oggi non mi rimane niente, quindi ho capito che non funzionava dal punto di vista della politica vera e non funzionava neanche dall'aspetto della tenuta del consenso. Ecco, il mio riscatto vuol dire avere la convinzione che devo fare un cambio e una svolta nella politica. Molto rigore morale, molto coraggio, molta passione, tutta gente nuova, tutta gente che sa di dover camminare con le proprie gambe, con la propria, e pensare con la propria testa, ma soprattutto non più clientele, non soprattutto prebende. Questo è il riscatto che voglio, poter riscattare un pezzo della mia politica che oggi, alla quale oggi guardo in maniera negativa, per poterla in qualche modo sostituire con una nuova politica che dia segnali di speranza e soprattutto di novità. Mario, partiamo da te, Barresi, chiedo ai miei ospiti di essere veloci, così argomentiamo su più fronti, visto che abbiamo fino alle 15.30 in punto, abbiamo tempo. Vai Mario, tocca a te. Sì, Totò ha di fatto anticipato una domanda che gli volevo fare, cioè quella, cioè proprio sul metodo della politica, sul cuffarismo che è diverso dal cuffaresimo, che diciamo che è l'epopea della sua politica. Però vorrei ritornare alla polemica che c'è stata nei giorni della memoria di Falcone. Uno dei rilievi più pesanti, soprattutto dal punto di vista mediatico, è arrivato dalla sorella di Giovanni Falcone, da Maria Falcone, che a me risulta, perché me lo ricordo all'epoca da cronista, comunque avere un buon rapporto quando, anche quando c'era Totò Cuffaro
presidente, c'era uno scambio, c'era un dialogo, anche lei dialogava col Cuffaro presidente, quando la regione per alcuni progetti, per alcune cose che la fondazione proponeva, possibilmente finanziava anche dei fondi. È vera questa cosa? E se è vera, perché questo cambio di opinione rispetto a una persona in cui all'epoca comunque che all'epoca veniva coinvolta, aveva un'interlocuzione? E aggiungo perché Piero Messina ce l'ha segnalata questa cosa. Mario, grazie. Permettimi di aggiungere, perché su Palermo sì e su Messina no? Rispondo subito. La signora Falcone, Maria Falcone, che ha sempre avuto rapporti istituzionali con me, Presidente della Regione, si lavorava insieme perché si voleva costruire il programma per il giorno della memoria. Allora, tutti insieme avevamo l'interesse a ricordare un eroe, un martire della giustizia, e vorrei aggiungere io delle libertà. Quindi penso che sia giusto che quel rapporto lo avesse con me, al di là del rapporto personale, a me che rappresentavo l'istituzione. Oggi c'è un motivo aggiunto, io sono qui a fare l'avvocato difensore della signora Falcone, però io sono uno che è stato condannato per un reato che molti vogliono dire di mafia, per l'amor di Dio, ma non di collusione con la mafia, questo è chiaro, ma perché ci sono tre sentenze che dicono che non c'è mia collusione con la mafia, seppur un reato con l'aggravante di mafia. E questo fa dire oggi alla dottoressa Falcone la inopportunità di un mio impegno politico, ed è una decisione che io rispetto, come rispetto anche quella del dottore Morvillo, che hanno sollevato un problema di inopportunità, e quindi non vedo perché non debba rispettare questa loro questa loro valutazione. Rispetto significa rispetto, non significa condivisione. Io non condivido questa loro posizione. Penso che avere osservato con tutta la mia forza e con tutta la mia ostinata fiducia nella giustizia, gli anni che mi erano stati in qualche modo chiesti di vivere privato della libertà, e avendolo fatto con grande spirito di rieducazione e di risocializzazione, ottemperando al giusto dettato costituzionale, articolo 27, io abbia in qualche modo il dovere e forse anche il diritto di tornare alle mie passioni. Che poi questo crei una sorta di imbarazzo ad alcune persone, io le capisco. Se poi questo imbarazzo viene da chi ha pagato un prezzo altissimo alla mafia, ancora più alto di quello che abbiamo pagato noi, perché capisco che il dolore della dottoressa Falcone, del dottore Morvillo, avendo perso i loro cari, ancora più intenso di quello nostro, per quel che mi riguarda, certo, mi amareggia moltissimo, ma cosa posso dire? Vado avanti nella consapevolezza che io sto tentando di riproporre, così come si auspica Padre Scordato in quel bellissimo articolo di ieri, un Cuffaro nuovo che ha capito di aver sbagliato. Negli errori che ho fatto c'è in me la consapevolezza di non commetterne altre di nuove e di portare un contributo a quello che può essere la mia presenza politica dentro un contesto dove si possa dare a questa città una sindacatura Senti, all'altezza. ma Non... dimmi una cosa, Perché la domanda? Perché non hanno sollevato il problema? Lì, Messina, mentre diciamo. io lì capisco e capisco il dolore, rispetto il dolore di chi hanno sollevato il problema, capisco un po' meno le strumentalizzazioni della politica. È chiaro che la sinistra ha strumentalizzato le osservazioni fatte dalla dottoressa Falcone e dal dottore Morvillo, le ha strumentalizzate pensando di poter utilizzare questo contro soprattutto il sindaco, dicendo che c'è stata una mia posizione. Il sindaco è amico mio da sempre. Penso che se c'è una persona che io non riuscirei mai a condizionare nella mia vita politicamente sia proprio Roberto La Galla, che è una fortissima personalità, e credo che né io né altri riusciranno a condizionarlo. Poi tirare fuori le cose che hanno detto sulla Galla, su persone che lui non ha neanche conosciuto e che forse non esistevano ai tempi in cui lui aveva sposato sua moglie, mi pare una cosa veramente fuori da ogni buon senso. Se la politica è arrivata a questa strumentalizzazione, è una cosa di una gravità in assoluta. Se
Se a Messina non lo fanno, prendo atto che c'è una sinistra più attrezzata che guarda la politica piuttosto che guardare alle strumentalizzazioni. O meglio ancora, a Messina pensano di giocare una partita politica, qui sapendo che hanno già perso la partita politica ne stanno utilizzando una diversa. Ciccio Bianco, tocca a te. Sì, premettendo che immagino che l'esperienza politica del personaggio di Totò Cuffaro già sapesse quasi che delle polemiche sarebbero emerse in occasione del 30° ricordo della morte di Falcone, da garantista quale mi ritengo essere, credo che Cuffaro abbia pagato quello che giustamente doveva pagare, e come lo stesso Cuffaro ha detto poc'anzi, saranno poi gli elettori a decifrare, a capire insomma la bontà del suo progetto. Quello che volevo chiedere a Cuffaro invece è un discorso più politico. Ha detto qui si riprende una storia interrotta da una trentina d'anni. Cosa è successo in questi 30 anni? Chiaramente abbiamo poco tempo a disposizione, però voglio dire, tutto l'elettorato, tutti quei valori della Democrazia Cristiana, vuol dire che sono andati a finire in cattive mani, per così dire? C'è il bisogno di richiamare all'ordine da questo punto di vista, e su che cosa si può andare a scommettere considerando l'attualità del parterre politico che abbiamo non solo in Sicilia ma Ciccio, guarda, immagina sta scena, no? Immaginati tutto, Totò Cuffaro affacciato, no? Che aspetta, messo così, e vede tutti questi figlioli prodigi che tornano tutti, e lui dice: scannate il vitello grasso, mettetevi calzari ai piedi, che invece, tornano tutti da Totò Cuffaro, tutti i prodigi. Invece la domanda è molto pertinente. Oh, ma vedi che cacca giornalisti serie, che l'unico cagoglionia sogno io, ma poi ci sono... Diciamo subito un flash alla prima domanda. Io a Palermo purtroppo ho dovuto assistere alla sagra delle ipocrisie, perché capisco le osservazioni di chi ha posto il mio problema di inopportunità e riguardano i parenti delle vittime. Capisco un poco meno quelle strumentali di una parte alla sinistra. Non riesco a capire e non trovo nessuna giustificazione quando al coro di queste si uniscono persone che già 5 anni fa invece si sono candidati e hanno avuto il mio appoggio. Quelle non le capisco, cioè proprio non so da dove arrivano e perché ci siano state. Queste mi sembrano veramente... Dici uno. Mi pare... faccio un nome per tutti, per esempio. Non si capisce per quale motivo Ferrandelli trova strano il mio impegno in politica quando 5 anni fa c'era già stato, era stato vicino a lui. Io rispetto per Fabrizio e sono convinto che è anche un grande dirigente politico. Certo, mi ferisce sentirmelo dire da lui. Torniamo alla domanda invece... Che ritengo... fine hanno fatto in 30 anni? Tutto... Beh, dalla diaspora democristiana che cominciò nel 92, chiamo diaspora perché ci sono stati vari partiti, CCD, CDU, UDC, Democrazia Europea, di tutto e di più, molti andati in Forza Italia. È chiaro che i democristiani si sono sparsi dappertutto perché è venuto meno il collante di un grande partito che era la Democrazia Cristiana, che sapeva tenere tutto insieme. Ma molte di queste persone che hanno scelto presenze politiche in altri partiti hanno tenuto, sto parlando della classe dirigente, hanno tenuto dentro di loro il ricordo di una storia e il ricordo soprattutto di un impegno. Ma quello a cui noi ci stiamo rivolgendo è l'elettorato che invece in questi anni, per gran parte, piuttosto che scegliere di collocarsi in altri partiti, ha fatto una scelta triste e difficile che noi stiamo tentando di recuperare, la scelta di non andare a votare. Noi dimentichiamo che in questo paese il 50% degli italiani non va a votare e se non va a votare ci sarà una motivazione, al di là della sfiducia nella politica. Ci sarà anche il fatto che questi non si riconoscono più nei partiti che ci sono nelle liste. Anni fa, quando mio padre, quando i vostri genitori la domenica del voto andavano a votare, avevano un'idea nella testa. Era l'idea di andare a esercitare un dovere, che era quello del voto, e anche un diritto, che era quello di sostenere l'idea per la quale ritenevano di doversi impegnare in politica, e andavano lì a votare e poi avevano l'opportunità di scegliere anche con la preferenza il loro candidato. Questo non c'è più nel sistema elettorale, è scomparso. I partiti di oggi sono disideologizzati, non ci sono più ideologie. Magari il fatto che noi abbiamo capito che rimettere un'ideologia nella scheda elettorale convincerà qualcuno di quelli che non va a votare a tornare a esprimere un voto ideale, perché di questo si tratta.
non ho prebende da dare, non ho clientele da distribuire, non abbiamo nulla, di nulla, di nulla e di nulla. Il voto che verrà adesso alla Democrazia Cristiana, fatta di giovani e donne, nessuno dei quali ha mai fatto politica, è un voto ideale, un voto dato al partito, alle persone. Vediamo che risultato porterà. Ma se dovesse essere così, che si tornerà a dare un voto ideologico, io penso che stiamo facendo una cosa straordinariamente importante, che è quella di far tornare le persone a un voto ideale e magari anche quello di convincere qualche altro che forse riportare nelle schede elettorali i valori, perché i simboli rappresentano valori. La Democrazia Cristiana non è soltanto un simbolo, rappresenta una storia, un'idea della famiglia, un'idea della solidarietà, un'idea dell'accoglienza, un'idea legata alla dottrina sociale della Chiesa. Vediamo se riusciamo a fare da Maglio Viola. Viola, prego. Involontariamente Totò mi ha introdotto proprio alla domanda che volevo fargli, perché fra i valori della Democrazia Cristiana ci sono sicuramente i valori della Chiesa Cattolica, su questo non c'è ombra di dubbio. Ma certamente. C'è stato proprio qualche giorno fa un confronto fra candidati sindaco che è stato organizzato dalla Curia di Palermo, e alla fine di quel dibattito Monsignor Lorefice, che è l'arcivescovo di Palermo, per chi non lo sapesse nel resto della Sicilia, ha detto qualcosa di secondo me molto pesante. Ha detto in buona sostanza a tutti quanti i candidati: oggi c'è bisogno che voi siate soci di Falcone, Borsellino, Don Pino e così via dicendo, state attenti a chi sono i vostri compagni di viaggio. Come valuta questo tipo di intervento da parte di un arcivescovo, oltretutto col peso che ha sotto questo punto di vista? Ma la Chiesa e l'arcivescovo ha fatto un giusto monito. È un monito rivolto ai candidati, agli elettori, nel senso di portare nel dibattito della politica i problemi che appartengono alla programmazione di questa città, di portare all'attenzione dell'elettorato quella che debba essere una scelta ideologica, cosa che in questa campagna elettorale purtroppo non sto vedendo, non c'è, non esiste. Che il vescovo dica state attenti con chi vi accompagnate, io penso che sia una cosa assolutamente giusta, ma non è che il vescovo si pensava a una o un'altra, era un indirizzo generale che condivido nel dire l'importante è che si stia insieme alle persone che hanno a cuore le sorti di questa città, che hanno a cuore. Se avesse voluto dire, se avesse voluto fare dei nomi, li avrebbe fatti. Io sono uno di quelli che sa di aver sbagliato e lo dico, ma magari ce ne fosse qualche altro che ritenesse di aver sbagliato nel passato e lo dica, potremmo già essere in due, in tre e magari insieme, capendo di aver sbagliato, riusciamo a fare qualcosa in più. Voi siete veramente convinti che tutto il torto del passato e tutto quello che nel passato si è fatto di sbagliato e di male nella politica siciliana l'abbia fatto solo io? Beh, se c'è qualcuno che è convinto di questo, per l'amor di Dio, rimanga delle sue convenzioni. Io so di aver fatto molti errori, ho fatto anche delle cose buone nell'amministrazione, ma ho fatto anche tanti errori e io da questi parto, dall'ammenda di questi parto, per evitare che i miei ragazzi e le giovani donne che candidiamo non li facciano. Sapete cosa dico a tutti loro? Cosa indico come modello di uno che debba fare una buona politica? A tutti loro ho detto fate esattamente il contrario di quello che ho fatto io nel rapporto dello scambio elettorale. Poi dico a tutti loro fate quello che ho fatto io dal punto di vista dell'afflato umano, della disponibilità, della voglia di parlare con le persone. Dico a tutti loro, non parlate alle persone, fermatevi di ascoltare. E di baciarli? Ma il bacio è una manifestazione, è una manifestazione di affetto. Oggi col Covid non si bacia più, si stringono le mani. Però, baciate all'ingresso. Però ti posso dire una cosa, dai. I miei sanno che devono fermarsi ad ascoltare. Oggi se vuoi rendere protagonista chi è di fronte a te, non parlargli addosso, fermati e ascoltalo. Ascolta. Perché la gente ha bisogno di sentirsi partecipe. E per partecipare deve parlare lui e tu devi ascoltare. Io Mario, credo di averlo saputo fare nel passato. Mario, senti, ma secondo te, no? Sì. Ti faccio io una domanda. Ma per Cuffaro essere soddisfatto alle prossime elezioni a giugno, qual è la percentuale di voto che dovrebbe, secondo te, tu dici Cuffaro ce l'ho fatta? Superare il 5%, che poi è anche l'asticella psicologica che poi servirà anche per l'Ars. dai sondaggi che circolavano ci sono discrete possibilità che ciò avvenga. Che dici Totò? Ma guarda, io apprezzo molto quello che dice Mario, anche perché è uno che sente le cose della politica,
Io penso che più che discrete possibilità ce ne sia qualcuna in più, diciamo buone possibilità che vada oltre quel 5%. Poi, sai, avendo saputo oggi di avere tra quelli che voteranno per me anche il padre di Massimo Minutella, se mi permette, mi riempio di orgoglio. Non l'ho mai detto! È che lui ogni volta viene qua, mi deve mettere nei casini e si diverte, e io faccio lo stesso con lui. Barre, si vengono una domanda. Sì, una domanda che parte da una brevissima riflessione. Cioè, io penso di essere alla giusta distanza dalle vicende accalorate di Palermo per poter dare questo tipo di chiave di lettura. Secondo me c'è una grandissima ipocrisia rispetto alla cosiddetta questione morale di cui si parla a Palermo, perché il problema è per chi la pensa così, per carità, la fedina penale o il bagaglio degli errori del passato di Cuffaro e di Dell'Utri, però c'è una pigrizia intellettuale, che è una pigrizia intellettuale della politica, che è una pigrizia intellettuale del giornalismo, che è una pigrizia intellettuale della cosiddetta società civile, per cui è facile fare il sillogismo Cuffaro, Dell'Utri, voti mafiosi, e nessuno, nemmeno dei politici più impegnati sul versante dell'antimafia, così come nessuno di noi giornalisti sta facendo un check alle liste. Secondo me sarebbe più importante parlare di potenziale infiltrazione della mafia andando a guardare chi c'è nelle liste, andando a osservare i movimenti in determinati condomini, andando a guardare chi c'è nelle file di alcuni CAF, tracciare alcuni movimenti di qualche candidato borderline. Cioè, questo è più complicato per la politica, è più complicato per il giornalismo. Il sillogismo è facile, il sillogismo lo fai in salotto mentre bevi il tè e ti sciacqui la coscienza. Ma c'è un problema di questione morale rispetto alle liste, e io lo dico trasversalmente, perché non è detto che i cattivi debbano stare tutti da una parte e i buoni tutti da un'altra. E perché nessuno se ne sta occupando? E quindi la lista di Totò, donne e giovani, lui ci mette la mano sul fuoco, che non ha che non contiene persone non al di sopra di ogni sospetto, perché questo secondo me è il vero punto della questione morale a Palermo. Guarda Mario, non solo metto la mano sul fuoco, ma ci metterei anche la testa, perché noi abbiamo fatto una rigorosissima selezione. Molte delle persone che avevano chiesto di essere candidate con noi, non perché demeritassero dal punto di vista giudiziario, ma per la semplice idea che potessero essere in qualche modo sospettate, l'abbiamo lasciata fuori dalla lista. Questo te lo dico. Io mi auguro che ci sia qualcuno che abbia la voglia di fare le pulci alle liste, così scopriremo tante cose in tutte le liste, non soltanto quelle giornalistiche, in tutte le liste, perché questa è una città complicata, difficile. Tu hai visto le altre liste? Io ho visto le altre liste, ho visto che ci sono tante persone che avevano chiesto di candidarsi con me, a cui io ho detto no, che sono candidati in altre liste. Ma quando tu dici di sospetto, me lo dici un sospetto? No, io non ho un nome, ma poi è gente che ha il casellario giudiziario pulito, quindi non voglio dare nessuna cosa, ma che a me non piaceva l'idea di averli in lista, perché questa città la conosciamo, e se la conosciamo sappiamo chi frequenta e che cosa fanno, quindi questo lo voglio dire. Però a me sembra, lo dico perché io ormai sono abituato a dire le cose, a me quello che ha fatto male, lo posso dire con grande franchezza, che ha fatto male e mi ha molto amareggiato, più della strumentalizzazione della sinistra che c'è stata, l'assordante silenzio dei miei colleghi della coalizione. Quello mi ha fatto anche male, perché devo dirlo con franchezza, se non lo dicessi, ma non ce l'ho con loro, per l'amor di Dio. C'è un evidente imbarazzo. Per l'amor di Dio, non ho nulla da recriminare, io vado avanti per la mia strada. E so di avere fatto una scelta difficilissima, perché se avessi fatto una scelta di prendere un po' di deputati, vi assicuro che ce n'erano tanti che volevano venire con me,
Oggi sarei meno stanco, avrei un po' più di voce, avrei fatto una campagna elettorale. Invece ho fatto una scelta difficile, ma che credo giusta. Se è una democrazia cristiana, deve essere nuova, vero? Nuova totalmente, anche nelle persone. Quindi io la tua riflessione la condivido per intera, perché è una giusta riflessione. Mi verrebbe di dire, sai, un tempo la politica era fatta di persone che si sapevano assumere le proprie responsabilità per intero e sapevano lavorare perché la politica fosse qualcosa a servizio delle città, con molti errori, con molte cose. Adesso vedo che la politica è diventata una cosa diversa, vedo le istituzioni piegate al servizio dei partiti, vedo tante cose che non posso condividere, e questa mia non condivisione credo che io debba farla partecipe in un contesto dove si sta parlando seriamente. Sì, me lo ripeti quel concetto là, cioè alcuni erano venuti da te, tu non li hai candidati e sono andati altrove e hanno trovato posto? Assolutamente sì. Perfetto, Ciccio Bianca, tocca a te, prego. Francesco Bianca, ce l'abbiamo oppure no? No, andiamo da Viola, Maglio. La domanda che mi pongo e che pongo quindi a Toto Cuffaro, e che è poi una cosa abbastanza semplice, banale se vogliamo, che sarebbe successo tutto questo era facilmente prevedibile. Forse è successo anche un po' di più di quello che si poteva prevedere, ma questo ha avvelenato il clima di questa campagna elettorale, lo possiamo dire che questa campagna elettorale è veramente brutta. Perché tutto questo allora? Come hai trovato il coraggio di fare questo ed era opportuno, a prescindere dal fatto che sicuramente il concetto, la democrazia cristiana, la voglia di farla ripartire. In una prima volta già la democrazia cristiana si è candidata nelle elezioni amministrative precedenti, tutto questo non è successo. Palermo è dunque il fulcro di tutto questo, era opportuno per ripartire da Palermo oggi? O si poteva evitare questo avvelenamento? E con gli alleati, per completare il ragionamento, questo avvelenamento è frutto anche di molta strumentalizzazione dei partiti, diciamocelo con franchezza, se no altrimenti, perché tu voi stessi dite a Messina non è successo, ma vorrei dire, la democrazia cristiana in alcuni comuni, anche dove non c'è il simbolo, perché i simboli non possono esserci dappertutto, insieme con i candidati del PD, sta sostenendo alcuni candidati del PD in molti comuni, altri, quindi non è che c'è questa avversione nei confronti della democrazia cristiana o nei miei confronti. C'è una strumentalizzazione su Palermo che parte da me, perché sono l'oggetto dell'inopportunità, come dicono loro, per arrivare a colpire il candidato della coalizione, che è quello che in questo minuto sta dimostrando di essere tra i candidati quello che può vincere e può vincere bene. E allora per questo la politica ha strumentalizzato un'idea. Se non ci fosse stato questo, io immagino che se ci fosse stato un candidato del centro-sinistra che nella realtà fosse lì pronto per vincere, neanche la sinistra avrebbe fatto tutta questa sceneggiata nei confronti. Ma certo, è frutto di una presa d'atto che siccome il candidato alla coalizione vince benissimo al primo turno, è inutile che ci prendiamo in giro, perché così è la realtà, al di là delle cose che vogliono dire, ve lo dice uno che qualche cosa di politica la capisce, allora stanno tentando di utilizzare strumenti politici diversi da quelle che sono il normale richiesto del consenso, ma non vanno da nessuna parte, perché l'elettorato è intelligente, non è un elettorato cretino. Se chi si rivolge agli elettori pensa che siano dei cretini potendoli arzigogolare con queste cose, sbaglia, non lo farà, la gente sa cosa deve fare. Andiamo da Bianca. Francesco, tocca a te, prego. Abbiamo qualche problema col collegamento con Francesco. E proviamo a ripristinarlo. E allora io ho una curiosità, però prometti, prima che ti faccio la domanda curiosa, che mi rispondi in 30 secondi. Ci provo. Ok. E parliamo di strumentalizzazioni, stiamo parlando di antimafia e compagnia. C'è questo famoso video che tutte le volte che c'è una campagna elettorale viene sempre fuori, quando tu al Maurizio Costanzo, in concomitanza con Santoro, a un certo punto ti alzi e cominci a dire la tua. È giovanissimo. Ricordiamolo, avevo 30 anni. Avevo 30 anni. La domanda è questa: ma tu ce l'avevi a Cuffalcone che era assittato un capopalco, o ce l'avevi in generale con la strumentalizzazione che stava facendo contro Mannino?
ti prego, 30 secondi, perché siccome in tanti me lo stanno scrivendo e molti giovani si vanno a guardare questa cosa, pare che tu ti susisti e ce l'avevi con Falcone. Rispondiamo ai giovani se lo vogliono sentir dire, perché spesso non sono. Vabbè, non importa, noi glielo dico. Io stavo difendendo Mannino. Tu difendevi che Mannino. Che tutti sanno essere amico, era stato amico di Falcone, quindi tutt'altro che il mio attacco era a Falcone. Sì. Ma davanti a questa cosa ormai ci sono decine di sentenze dei tribunali civili che hanno condannato, a cominciare diciamo dal più illustre condannato che è l'onorevole Di Pietro, per aver sostenuto che io quel giorno attaccai Falcone. Di Pietro è stato condannato in tutte le sedi, primo, secondo e terza sede, quindi ci sono altre decine di sentenze che hanno condannato tanti altri che hanno continuato a sostenere. Qual è il problema? Che continuano a tenere su YouTube questo video fasullo, che è un video fasullo, e che non si riesce a togliere, non si capisce perché. Ciccio, tocca a te, proviamo a vedere se Bianca arriva a parlare con noi. Vai, vai Francesco. Ogni volta che lo. Sì. Ci sei. Dai, proviamoci, vai. Ce la fate? Mi sentite? No. Ti sentiamo intermittenza. L'audio c'è però, l'audio lo sentiamo. Vai, parla. Ok. Io. No, non c'è. Barresi, tocca a te, poi Viola. No. Ciccio, scusaci, ma non riusciamo a sentirlo. Mario, tocca a te, vai. Volevo ripartire dall'ultima valutazione di delusione, sì, rispetto veloce, agli alleati. Questo significa che non il discorso col un eventuale discorso col centrosinistra in prospettiva regionali non si inizierà nemmeno, vista diciamo l'incompatibilità ambientale dovuta anche alle polemiche che ci sono state in questi giorni, cioè, oppure la DC, che tradizionalmente è un partito di centro e che in altre epoche dialogava anche con la sinistra, in questo caso potrebbe aprire uno spiraglio anche per le regionali. Ma per aprire un dialogo bisogna essere in due quantomeno, se no è un monologo. Dopo di ciò io dico, i dialoghi con le singole persone anche all'interno del PD sono incredibilmente buoni. Il problema è che quando poi dalle singole persone si passa ad essere un partito e per di più nell'imminenza di una campagna elettorale, ognuno ritiene che quel singolo pensiero espresso non sia più valido. E quindi io ne prendo atto, ma lo dico sinceramente, prendo atto che non c'è nessuna possibilità di dialogare con una sinistra che continua a strumentalizzare e fare le cose che sta facendo a Palermo. Per quel che mi riguarda, ammesso che io ne avessi avuto voglia, ma onestamente sono sempre stato uno di centrodestra e non ne ho mai avuto voglia, uno di centro più di centrodestra. Io lavoro per fare un centro forte che dialoghi con la destra. Oggi c'è troppa destra e poco centro e questo non mi piace, ma speriamo che gli elettori ci diano la possibilità di fare più centro che dialoghi con la destra. Io sono in quella coalizione e farò quel che posso perché questa coalizione abbia un'unica candidatura e credo che ci si possano trovare le ragioni di stare insieme. Li abbiamo trovati a Palermo, speriamo di trovarli anche per le regionali. Ci sei, Francesco? Ecco, su questo volevo chiedere a Cuffaro, non c'è il rischio all'uomo politico che guarda magari avanti, non c'è il rischio, che poi il rischio non so fino a che punto possa essere, che Nello Musumeci ne esca comunque vincitore, nel senso, non si dovesse trovare la quadra su di lui, come dice bene Cuffaro, lui comunque ha tutto il diritto di ricandidarsi in quanto attuale governatore, ma se poi questo dovesse costare al centrodestra la sconfitta alle regionali, lui comunque non uscirebbe come vincitore, visto che un bagaglio di voti ce l'ha, può dire il centrodestra non mi ha seguito e semmai ce la dovesse fare a vincere, potrebbe addirittura non fare prigionieri, come dire, cioè mi siete andati contro e comunque ce l'ho fatta, cioè paradossalmente Musumeci ne potrebbe uscire comunque vincitore da questa questione. Ma guarda, la politica è già difficile farla con le cose reali, figuriamoci se ci mettiamo un po' di sé, certo tutto può succedere, però io sono fiducioso che la coalizione troverà i motivi per stare insieme, troverà i motivi che servono a tenere unita una coalizione, perché solo se unita questa coalizione vince. È chiaro che la cosa che dici tu è verissima, se si dovesse andare incontro a una spaccatura e Musumeci tenesse ferma la sua candidatura, come è giusto che sia, perché ha tutto il diritto di ricandidarsi, e ci fosse un'altra candidatura per un'altra parte del centrodestra, è chiaro che quella sarebbe l'inizio
della fine della coalizione di centrodestra. Io credo che senza pregiudiziale nei confronti di nessuno, né di chi è presidente vuole ricandidarsi, e né nei confronti di un'ipotesi o una candidatura diversa, dobbiamo sederci e ragionare. Se si continua a tentare di trovare la soluzione, come si stava tentando di fare a Palermo, continuando a parlare per messaggi o per comunicati stampa, non si troverà mai la soluzione. A Palermo abbiamo trovato una soluzione quando ci siamo fatti promotori di un incontro dove le persone si sono sedute e hanno ragionato insieme. Io penso che finita questa prima parte della sfida elettorale, della campagna elettorale, si troverà il modo di sedersi. Senti, per ragionare a come si possa trovare una soluzione allora, condivisa. Chiedo a Maglio, Maglio, Mario e Francesco, domanda secca, risposta secca, siamo a chiudere. Da 1 a 10, quanto incide negativamente Palermo-Padova il 12 giugno quando si vota? Ma sono 40.000 persone che andranno allo stadio. E quindi? Ed è un problema obiettivamente serio. Io non so quale soluzione si possa trovare. La soluzione che penso io è quella di dire a quelli che voteranno Democrazia Cristiana, che hanno voglia di votare Democrazia Cristiana, di andare a votarci di mattina. Di andare a votare di mattina. Allora, Viola, tocca a te, Magliuzzo. Visto che parlavamo di regione, domanda secca con risposta secca. Ma alla fine, secondo te, Tutto, Nello Musumeci sarà o non sarà il candidato di tutti? O ci sarà un candidato? Perché il rischio e lo dico con grande realtà, che oggi Musumeci è il presente uscente e aspira a una sua ricandidatura. Sino a quando non ci sarà una candidatura alternativa, è chiaro che è una candidatura di un presidente uscente che c'è, è una candidatura che sta sul mercato meglio di qualsiasi altro. Senti, si può parlare di una candidatura alternativa se questa non c'è. Ma dimmi una cosa, tu che ne sai, ma una donna alla presidenza, tu chi metteresti? Ce l'ho, ma non ve la dico, sennò voi me la bruciate. Poi la dirò in un orecchio a qualche amico giornalista. Senti, io lo dico io, faccio due nomi. Faccio due nomi, Barresi ne aveva fatto uno. No, aspetta, mettiamo l'inquadratura su Cuffaro, tu devi avere una faccia liscia e dalla smorfia capiamo se è l'uno o l'altro. Vabbè, no, che c'è, questa è una faccia. Ok. Allora, secondo me potrebbe essere, io butto due nomi, Patrizia Monterosso e Caterina Chinnici. È una candidata della sinistra, non del centro. Vabbè, che c'entra, però tu con la sinistra hai detto che potresti dialogare. No, ho detto che non posso e non voglio. Ah, non puoi dire, ho capito male. Barresi, tocca a te. Però sarebbe una buona candidata. Sarebbe una buona candidata. Mario, tocca a te. Chinnici. Domanda secca, risposta secca, vai. A livello nazionale questa nuova DC viene considerata come un esperimento siciliano, una cosa, diciamo, folcloristica da sotto lo stretto, oppure c'è un interesse? Quello che succederà a Palermo avrà un valore nazionale? Ci sono degli interlocutori nazionali per la nuova DC? 30 secondi per rispondere. Il Partito Popolare nasce a Caltagirone nel 1919 con Luigi Sturzo, poi la Democrazia Cristiana rinasce in Sicilia a Caltanissetta nel 1943 con Peppino Alessi, Aldisio e gli altri. Se la Sicilia quest'anno dà un risultato importante, prima il Comune e poi la Regione alla Democrazia Cristiana, la Democrazia Cristiana per la terza volta riparte dalla Sicilia. È chiaro che risalirà la penisola e diventerà un partito. Stanno tutti attendendo di capire se c'è ancora il sentimento democristiano nel cuore e nella testa. Senti, ma Casini ti ha mai chiamato per dirti auguri, in bocca al lupo per questa nuova idea? No, Casini non mi ha chiamato. Non ti ha chiamato. 10 secondi, Massimo, perché Caltagirone qualche mese fa però non ha votato in questo modo, ha votato a destra, molto a destra. No, Caltagirone, la Democrazia Cristiana, ha presentato la lista e ha preso il doppio dei voti di quando ne ha preso, diventerà bellissima, che aveva il sindaco uscente, più di questo non poteva fare. Vabbè, Ciccio Bianca, tocca a te, poi ci salutiamo, vai. Velocissimo, cambio completamente argomento. Referendum giustizia dell'uomo delle istituzioni Cuffaro su questo cinque volte sì. Dico, ma non è arrivato il messaggio però ai cittadini, Cuffaro. C'è sempre il referendum, se ne parla poco, è stato un grazie di aver fatto la domanda, perché il referendum è importantissimo. Noi della Democrazia Cristiana siamo stati anche tra quelli che hanno raccolto le firme perché questo referendum potessero essere fatti. Oggi ci sono. Non c'è incontro elettorale, compreso la mega riunione che abbiamo fatto giovedì 19, dove hanno partecipato oltre 2.000 persone alla nascita della Democrazia Cristiana, dove noi abbiamo spiegato i cinque
referendum, e a ognuno di questi cinque abbiamo detto come votare e perché sia importante. Grazie della domanda, perché ci aiuta a dire votiamo i referendum, intanto perché è la massima espressione della partecipazione popolare, perché questo sì. È il referendum. Sì. E poi perché mette in qualche modo, dà qualche modo la possibilità di rivedere alcune tematiche della giustizia che vanno riviste. Grazie a Mario Barresi. Mario, grazie. Puntata numero 61, ne manca la 9 e prima delle 9 ci risaluteremo in diretta e ti voglio dire infinite volte grazie, perché non diamo mai per scontata la tua partecipazione e grazie davvero grazie di cuore. A voi. Lo stesso vale per Francesco, che dici Toto? No, che avete scritto una cosa che non mi piace, nuova DC non è folklore sicuro, che vuol non dire? È cioè. Ah, beh, insomma. Non mettetevi a fare. Deve fare l'appunto sul titolo. Ma certo, perché voi mi mettete a fare il titolo come fa Repubblica. Mi date. Guarda, noi lo prendiamo come un complimento. Grazie a Ciccio. Fate i titoli di Barrezzi che sono sempre ciao, buoni. Ciao Francesco, grazie anche a te, mille volte grazie. Porta i nostri saluti a tutta la DN Cronos e a tutti i colleghi. Forza Palermo! Grazie a Mario Viola. Possiamo dire Forza Palermo. Come? Posso dire Forza Palermo. Tu quale squadra tifi tu? Io sono milanista, tu lo sai. Allora ti fa ma quando ci sarà il Palermo in Serie A, io tu ti farò Palermo. Milan. Allora, una sola fede, il rosa e il nero, gli altri colori a noi non ci interessano. Vabbè. Che c'entra? Quando il Palermo sarà in Serie A ti faremo rosa e nero. Questo è l'emblema della democrazia, sì, democristiano. Però te la posso quando dire. Io ho Palermo, tutti alla fine alla fine ho il Palermo, sono più vicino io perché il rosa è un rosso sfumato piuttosto quelli che sono bianchi e sono neri. Sei democristiano, grazie a Toto Cuffaro.